oggi gli aquiloni. Sì, una cosa interessante, un'attività diversa, un'attività ludica, ricreativa che ci fa scoprire le cose importanti per farle andare a divertire. Aquiloni, creati da loro, dai bambini, grazie alle ragazze. Oggi non c'era tanto vento, ma comunque i bambini sono divertiti lo stesso. Assolutamente sì, si sono divertiti, lo rifaremo assolutamente a casa e verrà attaccato in cameretta per ricordare la forza della natura umana e, dell'amicizia e della pace in questo periodo. Quanti aquiloni sono stati fatti e che cosa si prova a insegnare ai bambini a fare gli aquiloni? Allora, gli aquiloni in questo periodo che sono stati fatti sono tantissimi. Non è un'impresa facile perché riguarda molti passaggi per far volare poi un aquilone, però è importante che i bambini imparino un po' di tecnica e anche un po' di, poi usando anche la fantasia. Oltre un centinaio sono dedicati ad un momento particolare perché è un simbolo della pace, l'aquilone può essere uno dei simboli della pace, il volo, la libertà. Poi ci sarà un appuntamento in cui cercheremo di riunirci tutti e fare volare, vento permettendo, gli aquiloni tutti quanti insieme. Ti sei divertito a fare gli aquiloni? Sì. Che cosa hai fatto di bello? Hai riuscito a farlo volare? Sì. Cosa ti è piaciuto degli aquiloni? Mi è piaciuto creare un aquilone. Gli hai fatto la faccina? Sì. E dimmi un po', cosa farai con questo aquilone? Lo porterai a casa? Sì, io lo porterò a casa. E chi lo fai vedere? A mamma? A mamma. Ne farai altri a casa? Sì, lo farò altri a casa.